Stanno seduti dietro, dobbiamo chiudere come giovane medico. Allora, la possibilità di avere, di sfruttare quel progetto che ha fatto la Regione Puglia, di Care Pre Puglia, che è veramente un progetto importante e che riguarda gli ammalati cronici della nostra regione. E purtroppo per aderire a Care Pre Puglia ci vuole l'associazione dei medici. L'associazione dei medici, cioè i medici devono essere riuniti in gruppo, in supergruppo, e questo dà la possibilità a loro di poter accedere a questi finanziamenti, di poter dare queste cure ai loro malati cronici, e che è quello che si dovrebbe fare in ogni comune, in rappresentanza dei sindaci del circondario sta il sindaco di Capusto, che è Francesco Crudeli. Ho parlato anche con il presidente dell'ANCI Puglia e mi ha promesso che porterà questa iniziativa, la porterà alla riunione del prossimo consiglio dell'ANCI per poterla distribuire su tutto il nostro territorio. Io ora due parole, passo la parola al sindaco che ci dirà due sere parole. Posso fare una riprendere la statua per il tornato? Sono nato in questa statura. Vi incontro con piacere stasera, perché vedere tutta questa gente in questa sala, in questo ospedale, per un amministratore comunale non può che essere una soddisfazione e una gioia, per la semplice ragione che questo luogo per i torittesi ha rappresentato e rappresenta molto. Avete inquadrato prima la statua di Giuseppe Alberto Pugliese, che è il torittese illustre che ha donato all'inizio del secolo scorso questa struttura alla comunità. E vederla tornare a rivivere, piena di gente, di medici, di utenti, è un momento importante. È la prova che questa struttura, dopo questa attività messa in atto dai medici di base, può tornare ad avere una seconda vita, che mi auguro migliore e più duratura di quella in cui era finita in precedenza. Quindi questo è l'augurio che faccio ai medici, ai pazienti, a tutto il personale che lavora quotidianamente qui, e che dire, grazie a chi si è impegnato per riportare in vita questa struttura. Grazie davvero. Personalmente grato sia ad Antonio Sanguinoggi che a Vito Montanari, soprattutto a Michele Emiliano, che mi hanno supportato e sopportato tutte le volte che sono andato a chiedere un aiuto. Il direttore generale Vito Antonio Sanguinoggi. Grazie, buonasera. Allora, qui noi oggi abbiamo un supergruppo di medici di medicina generale, sono 5 unità per ora. Tra l'altro, che quindi parliamo di un'assistenza a circa 6.000 utenti all'incirca, che da un mese, dopo che abbiamo sottoscritto l'intesa con l'ASL e con i medici, sono qui, lavorano in questa struttura, coprendo proprio la fascia oraria con un intervallo breve tra le 13 e le 15, coprendo la fascia oraria dalle 8 alle 15. Quindi questo è, come poi parlerà anche il collega Filippo Nelli,
presidente ci dirà anche quali sono gli ulteriori sviluppi di questi progetti. Molto importanti perché ci consente di creare queste strutture, questi centri che sono polifunzionali, quindi i medici di medicina generale sono inseriti in un contesto polifunzionale perché abbiamo poi, già c'erano e rimarranno e saranno anche potenziati le strutture poliambulatoriali, sono inseriti in un contesto dove c'è la riabilitazione, dove ci sono, c'è la CSM, quindi è un contesto polifunzionale. Questo è un percorso che come altri di fare stiamo portando avanti in diversi comuni, in diverse aree della provincia di Bari, e provincia è una delle prime, che sta avendo un notevole riscontro positivo, un notevole successo, proprio perché questo sistema crea una presa in carico poi delle cittadine, soprattutto di cittadini anziani con patologie croniche, perché riescono a trovare sempre una risposta nel proprio comune, nella propria città. Su questo io aggiungerei anche che per quanto riguarda l'intera struttura dove noi siamo adesso, l'ex ospedale di Torinto, che tra l'altro è una struttura bellissima, l'ASL di Bari ha già